E ringraziare le forze dell'ordine che oggi ci hanno dato una mano scortandoci in questa cosa. Adesso, prima il sindaco ha accennato proprio all'importanza del percorso anche fatto con le scuole. Diamo la parola a. Scusate, visto che hai ricordato l'agente di scorta, io devo obbedire al giuramento fatto a mia madre, che mi ha detto che ogni volta che avessimo pronunciato il nome di Paolo dovevamo pronunciare anche il nome di quei ragazzi, perché non sono soltanto i ragazzi della scorta e basta. Avevano un nome, avevano dei sogni, avevano delle speranze, e questi sogni e queste speranze hanno sacrificato per difendere il loro giudice, ma soprattutto quello Stato, quello vero, quello sano a cui avevano prestato giuramento. E questi ragazzi si chiamavano Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo ed Eddie Walter. Erano ragazzi di poco più di 18 anni e la loro vita l'hanno sacrificato per noi. E noi abbiamo un grosso, un grande debito per sé. In rappresentanza degli studenti, Elisabetta e Erika ci leggono, ci interpretano un tema che aveva come titolo Scrivi una lettera immaginaria ad Annalisa Durante, parlandole di ciò che ti ha colpito nella sua vita e della sua esperienza ed eventualmente confrontandola con la tua.